Il Consiglio dei Ministri ha adottato oggi lo schema di decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità. Ha senso continuare in una situazione del genere? A cosa si riferisce? Berlusconi, al PDL che lascia la maggioranza. Ho preso conoscenza dei risultati delle votazioni sulla fiducia avvenute oggi al Senato sul decreto sviluppo e alla Camera sui costi della politica, del loro esito positivo, delle dichiarazioni delle forze politiche, in particolare del PDL. Sono stato e sono in contatto con il Presidente della Repubblica e attendo di conoscere le sue valutazioni sulla base in particolare del preannunciato passo del segretario del PDL. A quale passo si riferisce? Al preannuncio che è stato pubblicamente dato di un recarsi dell'onorevole Alfano al Quirinale per riferire al Capo dello Stato. Secondo lei questo decreto sull'incandidabilità che oggi ci state presentando può aver influito sulla scelta del PDL di oggi di non votarvi la fiducia? Non appartiene al governo e non appartiene a me di fare processi alle intenzioni. In attesa di conoscere le valutazioni del Capo dello Stato, lei personalmente ritiene di poter andare avanti comunque anche senza il sostegno di uno dei tre partiti della strana maggioranza? Come lei può immaginare, le valutazioni del Capo dello Stato hanno grande peso nella formazione di un orientamento di un Presidente del Consiglio e possono avere addirittura un peso decisivo a seconda di quali sono le valutazioni del Capo dello Stato. Non mi sembra utile anticipare da parte mia singole riflessioni individuali. Intanto facciamo il nostro normale lavoro che non ci manca. Buonasera, Stefano Feltri, Il Fatto Quotidiano. Quanto conterà lo spread nella campagna elettorale? Non credo che io sia il migliore destinatario della domanda quanto conterà lo spread nella campagna elettorale, ce ne sono molto più pronti di me a rispondere a questa domanda. Passo formale, cioè di recarsi al Quirinale nei prossimi giorni, oltre ai contatti telefonici che sono intercorsi in queste ore, e se, visto che se ne è parlato nelle settimane scorse, poi il tema è un po' decaduto, se ha sciolto la riserva, se intende candidarsi alle prossime elezioni. Grazie. La ringrazio dell'acuto interesse da lei manifestato per un tema del tutto marginale rispetto a quello che ci vede riuniti in questa conferenza stampa. Particolarmente irrilevante e particolarmente lontano dalla tematica è la sua seconda domanda. Circa la prima, non ho in programma nessun passo. Come credo di avere detto più di una volta, attendo di conoscere le valutazioni del Capo dello Stato. Grazie.